Riprendiamo alcune diciamo, idee uscite, emerse questa mattina, nel senso che il nostro intervento è incentrato principalmente sulla diciamo, descrizione di una pratica di progettazione di laboratori didattici svolti dalla Fondazione Dalmine, per non dare per scontato chi siamo, giusto due parole che però mi servono anche per fare una riflessione che avevamo cominciato stamattina sul bacino di riferimento dei progetti didattici e su chi è, diciamo, l'istituzione che li promuove, perché nel nostro caso, quello che noi presentiamo oggi è il caso di percorsi e progetti didattici legati alla Grande Guerra svolti da un archivio d'impresa, da una fondazione che è quella diciamo che io dirigo da quando è nata nel 1999 e con Stefano che si occupa del reference e delle attività didattiche dal 2000, quindi siamo ormai vecchi anche noi, parte della struttura della fondazione. Dicevo, il punto di vista dell'attività che noi svolgiamo in ambito didattico è il punto di vista di una fondazione culturale, no profit, che di fatto però è espressione di un archivio storico di un'impresa ancora viva, attiva sul territorio, la storica Dalmine, che oggi si chiama Tenaris. E quindi diciamo, l'ambito di riferimento, il materiale e le fonti e i progetti didattici che abbiamo costruito, nella fattispecie attorno alla Grande Guerra, ma più in generale ad altre tematiche della storia del Novecento, sono sempre percorsi che ruotano attorno, in qualche misura, alla storia dell'industria, del territorio e alla vicenda aziendale di cui tutt'oggi siamo parte e più recente. Quindi, diciamo, mi sembra importante mettere questa cornice all'intervento che poi noi svolgeremo, perché di fatto l'attività didattica e i progetti, pensando in parallelo a quanto invece illustrava Stefano Agnoletto oggi e a quanto illustrava diciamo, rispetto ai programmi dell'ISEF, rispetto alla realtà di Sesto San Giovanni, il punto di vista e l'ottica e l'approccio dei nostri progetti è sicuramente fortemente legato alla storia del territorio e quindi la dimensione locale dei percorsi e dei progetti didattici, la dimensione storico, diacronica lungo il Novecento, in particolare la storia dell'industria che serve a noi di fatto però per condividere con il territorio un pezzetto di un'identità che è l'identità attuale di un'impresa che continua ad essere viva e attiva. Questo mi pare importante, diciamo, precisarlo perché poi il caso e i progetti concreti che oggi presentiamo legati alla Grande Guerra rientrano però in una cornice che è molto ben definita. Il nostro compito è valorizzare un archivio che è un archivio d'impresa. Neanche quantitativamente così rilevante o importante come per esempio abbiamo visto essere il patrimonio archivistico degli amici dell'ISEC, nel senso che si tratta comunque di, giusto per dare anche un riferimento quantitativo che è importante, di circa 120.000 fascicoli, unità documentali, di circa 80.000 foto, alcune migliaia di disegni, disegni architettonici, una biblioteca tecnica storica, insomma, un patrimonio archivistico dell'impresa sul quale adesso non mi dilungo, ma che è importante accennare perché è la materia prima che poi viene utilizzata nei laboratori di storia e legati alla Grande Guerra, ma anche più in generale ad una serie di altri laboratori e percorsi didattici che la nostra fondazione svolge partendo sempre o arrivando sempre all'archivio. I filoni quindi di attività non solo dei laboratori didattici, ma più in generale delle attività istituzionali della Fondazione sono appunto brevemente la storia dell'industria, la storia del Novecento e in particolare le relazioni fra l'impresa, l'industria e il territorio, ma anche un filone che è quello appunto del vissuto individuale, della storia e della memoria. Il nostro lavoro, al di là dei laboratori didattici, quindi prevede anche attività di studio e di ricerca che appunto percorrono questi quattro grandi filoni. Ve li faccio scorrere velocemente solo per diciamo, avvicinarci poi al tema dei laboratori rispetto però a un contesto generale che è una politica culturale della Fondazione
che ruota attorno anche un po' con cerchi che si aprono ma sempre si richiudono alla tematica locale, del territorio locale, alla tematica più in generale della storia industriale. Abbiamo fatto una serie di mostre, di attività, di progetti, dentro i quali abbiamo cominciato qualche anno fa a sviluppare in modo anche un po' estemporaneo dei piccoli laboratori rivolti al mondo delle scuole e delle attività di didattica, che sono nate storicamente appunto come percorsi di visite guidate a mostre che aveva allestito e progettato e curato la nostra fondazione, riguardanti le tematiche appunto del rapporto tra industria, città, città industriale, le company town, l'architettura, i villaggi operai, tutto questo tema che abbiamo con uno slogan chiamato Danni dall'impresa alla città, o più strettamente la storia dello sviluppo industriale locale. Ed evidente che il caso di Dalmine rispetto all'area non solo della omonima città di Dalmine, ma della città di Bergamo, rappresenta una storia, una vicenda industriale rilevante, sia diciamo per le dimensioni quantitative, sia per lo spettro diacronico, perché quest'anno Dalmine ricorrono quest'anno i 110 anni di costituzione di un'azienda che continua a essere viva e attiva e che ha un archivio quindi piuttosto ricco ed articolato. Faccia a faccia è la tematica appunto delle memorie individuali, però per tornare al tema della nostra discussione, l'attività didattica nasce un po' attorno a progetti specifici e poi invece, per fortuna, comincia ad essere oggetto di un filone di attività più organizzato. Ci siamo quindi nel corso del tempo dotati di una serie di consulenti e collaboratori, persone, figure di riferimento con i quali cominciare a costruire un pacchetto più strutturato anche dal punto di vista della progettazione, della didattica della storia. Abbiamo istituito una collaborazione con l'associazione Clio 92 per quanto concerne la didattica della storia. Peppino Ortoleva è una delle persone che ci ha un po' aiutato a articolare questi progetti, percorsi didattici, e di volta in volta costruendo poi delle partnership. Entro anche un po' in temi di carattere organizzativo, perché mi pare che dalla prima parte della chiacchierata di stamane fossero uscite anche delle curiosità in tal senso. Allora infarcisco un po' questo tema di contesto per poi lasciare invece a Stefano, che è uno specialista, l'esposizione della parte diciamo più puntualmente legata ai laboratori. Arriviamo alla Grande Guerra e anche noi rispetto alla Grande Guerra abbiamo ragionato diciamo in termini di carattere generale, quindi come un progetto di ricerca e di studio sul tema della Grande Guerra, valorizzando le risorse archivistiche e il nostro possesso, e abbiamo diciamo articolato un percorso 15-18 guerra industria nel segno dei greppi, che ci ha indotto a produrre, a curare una mostra alla quale peraltro vi invito, perché è ancora allestita presso la nostra sede. E all'interno di questo programma di visita alla mostra abbiamo anche, nel corso dell'anno ormai trascorso, ho organizzato una serie di momenti di workshop, di attività formative per i docenti, ma anche più in generale di incontri focalizzati più sul tema appunto della ricerca e dello studio delle tematiche che ruotano attorno alla Grande Guerra vista con gli occhi dell'industria, perché quello è il nostro specifico. Quindi qui vedete alcune cose che, se poi vi interessano in modo specifico, potete trovare sul nostro sito. Però partiamo quindi dal contenitore. L'idea che ci siamo diciamo prefissi era di non semplicemente curare una mostra, un allestimento dedicato alla Grande Guerra, ma curarlo con una modalità espositiva che potesse rendere la mostra, che adesso semplicemente faccio scorrere, spero anche per ingolosire la vostra curiosità e sperare di avervi in visita presso la nostra fondazione quando vorrete. Una mostra che potesse essere un contenitore, una sorta di stazione espositiva, che costituisse un elemento fortemente integrato a quello che poi è il programma delle attività didattiche. Quindi in questo relativamente piccolo spazio rappresentato da una di queste tre ville d'epoca dove ha sede la nostra fondazione, all'interno di un parco, sono case che erano le case di abitazione dei direttori
della società ai tempi Mannesmann, quando venne fondata, abbiamo, diciamo, costruito un percorso espositivo, fra l'altro curato insieme alla Fondazione ISEC. Quindi non entro nel merito delle sezioni della mostra né del percorso della mostra, ma vi diciamo illustro e faccio scorrere questo tipo di immagini che vi danno un'idea di una mostra in cui ci sono tavoli, ci sono dei materiali, sono dislocati dei box e una serie di elementi che da un punto di vista dell'allestimento sono nati e sono stati pensati quindi non solo per una fruizione da parte di un pubblico generico, ma specificamente poi per una gestione della mostra come un elemento stesso del laboratorio e delle attività didattiche legate ai progetti e ai programmi sulla Grande Guerra. Non sto ad entrare nel dettaglio dei contenuti, della chiave di lettura che abbiamo scelto per parlare della Grande Guerra, l'industria e tutta una serie di altre sue rappresentazioni, perché non è questo, diciamo, l'oggetto specifico della nostra chiacchierata. Quello che appunto mi preme, che era un po' quello che, adesso apro una parentesi, quando vi dicevo, ma c'è uno spazio, c'è un luogo, perché la riflessione era un po' anche rispetto all'approccio che un archivio può avere nei confronti di attività laboratoriali, didattiche, che certamente si possono svolgere in una forma tradizionale estraendo copie o riproduzioni di documenti o dei loro originali, ma che certamente, perlomeno dal nostro punto di vista, abbiamo visto essere molto più facilitata nel momento in cui, accanto alle attività laboratoriali pure diciamo mosse ed organizzate attorno ai documenti originali d'archivio estratti dagli scaffali, possa esserci una possibilità anche molto piccola. Questa è una mostra che non copre un'area molto estesa, ma è una, continuo a ripetere, l'efficace stazione espositiva che aiuta anche a svolgere i laboratori in una forma decisamente più agevole, più semplice, più facile. Il tema della Grande Guerra per noi, ed è questo l'altro elemento che a me piace sottolineare, è quindi che la mostra è una stazione espositiva, i laboratori sono una parte di un sistema e la biblioteca della Fondazione in questo caso, è un'altra, diciamo, fonte di riferimento che però, ripeto, insisto, è parte di un sistema di strumenti che attraverso questo progetto 15 e 18 vogliamo offrire al mondo delle scuole, che significa quindi non solo agli studenti dei laboratori, ma appunto a tutta una rete di docenti ai quali offriamo programmi di formazione. Quindi, diciamo, questa premessa mi serve per sottolineare il fatto che le attività didattiche puntuali, che adesso Stefano vi descriverà analiticamente, anche da un punto di vista della metodologia, sono parte di un sistema, nel nostro caso. Parte di un sistema che quindi vede in questa formula, che ci sembra davvero funzionare molto bene, prevede grosso modo ogni anno scolastico l'organizzazione e la curatela e lo sviluppo di un tema attraverso una mostra, attraverso una serie di conferenze o attività che in genere rientrano all'interno del pacchetto che noi offriamo agli insegnanti e ai docenti, che ormai sono una rete abbastanza fidelizzata rispetto all'offerta formativa della nostra fondazione. E il terzo anello, diciamo un po' così, o il terzo elemento di questo sistema, sono poi i laboratori che offriamo principalmente alle scuole del territorio. E quindi, diciamo, rispetto alla riflessione che si faceva, focus sulla storia locale e l'area del, diciamo, il coinvolgimento delle scuole del territorio, o focus su tematiche generali, direi che il nostro profilo è molto più fortemente ritagliato sul territorio di Dalmine, dei paesi limitrofi, anche ovviamente della città di Bergamo. Poi, se ci sono domande specifiche, Stefano, che svolge e progetta i laboratori, saprà rispondere molto meglio di me. Però rispetto, diciamo, anche a una strategia di offerta del prodotto laboratorio didattico, se, dal nostro punto di vista, ovviamente il fattore di valore aggiunto è quello di uno strumento di comprensione di tematiche relative alla storia del Novecento, ma con una forte concentrazione sulla specificità del caso aziendale, del caso del territorio, dell'area territoriale. Quindi questa è un po' la chiave di lettura con cui noi ci muoviamo e organizziamo
i laboratori e anche con cui offriamo i laboratori al nostro potenziale bacino. Parliamo di donne, giusto 2 minuti, perché poi abbiamo tutti affrontato tematiche di carattere generale. Donne e lavoro nella Prima Guerra Mondiale. Appunto, già poco fa abbiamo giustamente rilevato dei distinguo che sono necessari da diciamo adottare, perché affrontare il tema della presenza delle donne nell'industria prima o dopo la Grande Guerra rischia di dare appunto delle valutazioni e anche delle banalizzazioni che sono utili in termini didattici, ma che in realtà ci stanno, mi pare, condividendo anche le opinioni e le riflessioni uscite fino ad ora nella chiacchierata di oggi, dicendo che insomma è una sorta di griglia, di matrice quella che è necessario adottare per andare ad aprire un archivio anche industriale, cercandoci dentro, perché è quello che ci siamo posti io e Stefano, cogliendo anche il positivo stimolo della giornata di oggi. Ci siamo detti, al di là della didattica, andiamo ad aprire realmente i nostri archivi ed andiamo a vedere che cosa possiamo trovare, quali tipo di fonti, quali tipo di informazioni. E ci siamo accorti che, appunto, diciamo, questa è un po' una schematizzazione che raccoglie anche le sollecitazioni uscite oggi. Forse, dal mio punto di vista, studiare come varia la presenza della donna, e mi riferisco al nostro caso particolare della storia di Dalmine, non dà numeri così significativi come quelli che abbiamo visto di altri settori. Insomma, affrontare il tema della presenza della donna nella fabbrica nella Prima Guerra Mondiale può dare diciamo risultati e indicazioni anche molto diverse a seconda appunto dei settori, delle aree geografiche, dei casi aziendali, della presenza o meno di fonti aziendali, ma soprattutto, secondo me, e mi ha positivamente stimolato l'intervento di Marcello, che ci ha parlato della donna e del rapporto tra la donna e il lavoro, ma in realtà ci ha parlato e ci ha fatto capire che forse parlare di donna e lavoro appare riduttivo se ricondotto solo a tema donna fabbrica. Quindi diciamo, quello che io mi sono appuntata nella riflessione in questi giorni che precedevano l'intervento, in cui ci siamo anche confrontati con Stefano dicendo ma che cosa andiamo a dire, poi vi dirò qualcosa su Dalmine prima di parlare dei laboratori. Affrontare il tema delle donne e lavoro nella Prima Guerra Mondiale, secondo me, significa guardare il fuori dalla fabbrica, guardare il prima che queste donne facciano il loro ingresso in fabbrica, vedere che cosa succede dopo, e quindi forse paradossalmente è proprio la prospettiva che va un po' capovolta nello studio del rapporto tra la donna e il lavoro, declinato diciamo in come cambia, se cambia, con il punto di presunta rottura della Prima Guerra Mondiale. Quindi diciamo, venendo al caso Dalmine, perché dico questo? Perché studiare il ruolo della donna all'interno di un'azienda come Dalmine dà dei risultati, diciamo, numericamente molto 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 limitati. La siderurgia pesante, l'acciaieria, la produzione di tubi in acciaio è un settore tradizionalmente maschile. L'area di Dalmine è un'area che nel 1900, diciamo all'inizio della guerra, la fabbrica si è insediata da 7 anni. Diciamo, il territorio attorno continua ad essere di fatto un'area a forte vocazione rurale, quindi di recentissima industrializzazione. Venendo al tema delle specificità delle fonti presenti per studiare le donne all'interno del caso Dalmine, le fonti sono piuttosto limitate, cioè sono solamente i libri matricola. Per esempio, nel nostro pubblico archivio non abbiamo i fascicoli personale relativi a quegli anni, non solo quelli delle donne, non abbiamo neanche quelli degli uomini. Quindi diciamo, tutta una serie di elementi che fanno sì che studiare il ruolo delle donne all'interno della Dalmine ci dà un'immagine di fatto molto molto circoscritta, molto puntuale e, se vogliamo, probabilmente non rappresentativa di una realtà territoriale, non so, fatemi dire, della provincia di Bergamo. Però, proprio perché secondo me è più interessante studiare la presenza della donna in fabbrica guardando cosa succede fuori, cosa succede prima e cosa succede dopo, per contro, il caso di Dalmine credo possa essere interessante perché rappresenta un'area in cui, anche dal punto di vista delle fonti,
entrare in un archivio d'impresa e studiare l'impresa e studiare quello che accade dentro il perimetro della fabbrica apre solo una piccola parte della questione, ma la presenza di una comunità e quindi di una fitta rete di archivi che sono archivi comunali, che sono archivi parrocchiali, cioè che sono fonti dell'intorno alla fabbrica, può, credo, sarebbe da fare, e lo sto lanciando anche un po' come idea, aprire un'interessante possibilità di analizzare un caso di studio dove paradossalmente le donne in fabbrica sono molto poche, ma è molto interessante e forse più rivelatore studiare un caso in cui l'integrazione, la permeabilità tra il mondo che sta dentro la fabbrica e quello che sta fuori è molto molto elevata. Quindi, riassumendo, e poi lascio la parola a Stefano, questo è un po' l'andamento degli addetti dello stabilimento negli anni 1908, è l'anno in cui lo stabilimento inizia a produrre, e via via questi sono un po' i numeri rispetto ai quali le donne sono, diciamo, posizionate con numeri di questo genere. Allora, noi abbiamo solo cominciato a fare un'analisi dei pochi dati aziendali relativi alle donne, e quindi il primo punto e l'unico punto che do, perché la mia idea qui non è rendere conto di un risultato, ma è cogliere uno spunto che per noi è prima di tutto uno spunto di ricerca che ci potrebbe portare a dare dei contenuti in un altro eventuale futuro appuntamento. Quindi abbiamo potuto, attraverso l'analisi dei libri matricola, individuare almeno il flusso di ingresso, e quindi qui vediamo 3 entrate nel 15, 84 entrate del 16 e così via. Supponiamo che questo sia un processo in cui i numeri quindi si sommano e danno un totale di circa 250 donne entrate nel periodo bellico. Quindi non parliamo di grandi numeri, e peraltro, dato già verificato, quasi tutte licenziate al termine del conflitto. Quindi, in prima approssimazione, dovendo usare uno slogan, potremmo dire che la nostra traccia di analisi e la nostra ipotesi di ricerca è: le donne grosso modo prima non ci sono, entrano puntualmente in un arco di tempo molto limitato e in linea di massima escono immediatamente con la fine della guerra. La verità è che questa è solo la punta di un iceberg che anche da un punto di vista della metodologia di analisi quantitativa richiede di sviscerare tantissimi altri aspetti. Questa analisi l'abbiamo potuta fare sui libri matricola, che per fortuna sono ottimamente conservati, ma abbiamo potuto per ora solo quantificare i libri matricola relativi agli operai. Quindi c'è il mondo delle impiegate, che si suppone costituito principalmente da uomini, ma è tutto da esplorare. L'altra riflessione è il mondo dell'indotto, perché un sistema di fabbrica così forte, così presente sul territorio come è quello della Dalmine negli anni della guerra, con un'evoluzione appunto così importante, certamente porta con sé delle relazioni con una serie di altre micro imprese, servizi sul territorio, e quindi è lì, secondo me, che bisogna andare a studiare la donna, paradossalmente, non solo dentro la fabbrica attraverso le fonti interne, cioè sostanzialmente i libri matricola, ma tutta una serie di sistema di relazioni che l'impresa ha in quegli anni, come sempre, con il territorio. E quindi, secondo me, paradossalmente, per fare la storia delle donne della Dalmine mi verrebbe voglia di fare la storia delle donne, di come è cambiato il ruolo delle donne rispetto alle attività produttive, diciamo così, immediatamente nella fascia immediatamente fuori la fabbrica. Scendendo ad un approccio invece più di tipo qualitativo e dando solo uno spunto, i libri matricola in questo ci aiutano, no? Ci identificano precisamente, puntualmente, dove sono impiegate, in quali reparti, e qui, diciamo, è abbastanza eloquente, abbastanza interessante, salvo una, credo fosse una addirittura, o pochissimi numeri impiegate nell'acciaieria, che la qualcosa rappresenta davvero un'eccezione. In genere gli altri reparti che voi vedete indicati, quindi la trafila, la finitura, la meccanica, il magazzino e la cucina, sono una serie di elementi anche, diciamo, relativi ai singoli
chiamiamoli percorsi di carriera, per quanto sia un arco di tempo molto limitato, che ci possono aiutare a seguire puntualmente la storia di queste circa 250 donne entrate, però apparentemente uscite anche durante la guerra. Quindi, anche qui, cioè, quello da studiare paradossalmente va cercato fuori. La situazione familiare di queste persone, lavoravano già prima? Continueranno a lavorare dopo? Esiste una possibilità, e in questo io vedo molto interessante il caso di Dalmine, di poter fare un'analisi comparata tra fonti di un archivio d'impresa relativamente ricco, relativamente ben conservato, fonti di un sistema di archivi territoriali che vanno dagli archivi parrocchiali agli archivi di altri enti del territorio, che insistendo su un'area molto ben definita potrebbero, io credo, dare origine ad una ricerca anche molto puntuale, che potrebbe forse darci spunti di riflessione un po' fuori dall'etichetta che ci dice che durante la prima guerra mondiale sono entrate le donne in fabbrica. Quindi paradossalmente potremmo affrontare il tema partendo da un caso che non è certamente un caso che noi potremmo utilizzare come rappresentativo da un punto di vista quantitativo dell'incremento del numero di addette all'interno della fabbrica, ma non per questo un caso, a mio avviso, meno interessante. E quindi passo la parola a Stefano, perché quello che adesso a noi interessa focalizzare è il fatto che da un punto di vista della ricerca c'è un mondo sia interno all'archivio dell'impresa che esterno ancora tutto da esplorare, e questo ci potrebbe condurre a contenuti puntuali relativi al tema oggi in oggetto. Rispetto invece più in generale a come studiare le fonti legate alla composizione del mondo del lavoro interno alla fabbrica, in questo caso interno alla fabbrica, abbiamo invece, al di là del tema femminile specifico, sviluppato una serie di laboratori che quindi valgono sia per il caso specifico dell'argomento in oggetto e del periodo storico in oggetto oggi, ma che più in generale valgono per poi tutti gli altri laboratori che noi normalmente offriamo ai nostri utenti, ai nostri clienti. Passo la parola a Stefano. Scusa, posso chiederti una cosa che sì? Forse è conosciuta, ma forse... Perché questa fabbrica, diciamo così, era tedesca. Cosa succede? Ah sì, non diamolo per scontato. Vuoi farlo tu? Che sì, sei... Poi lo vediamo, nel laboratorio. La presentazione del laboratorio. Ecco. 6 anni fa, sfruttando anche l'esperienza di percorsi di visite guidate alle nostre mostre organizzate fin dalla via della Costituzione della Fondazione, grazie anche alla presentazione di singoli percorsi di analisi delle fonti d'archivio lavorati insieme con la collaborazione dei docenti del territorio, Siena e Fabiamo ha avviato invece un programma strutturato specifico di laboratori didattici per le scuole, che si chiama, questo programma si chiama 319, Fondazione Dalmine per le Scuole. 319 è proprio la fascia d'età che ci rivolgiamo, dai bambini della scuola dell'infanzia fino ai ragazzi delle superiori. Quindi proponiamo dei percorsi laboratoriali di analisi delle fonti d'archivio e legati al tema della storia industriale di questa impresa siderurgica, e che è oggi ha 110 anni di storia, ma anche dei percorsi legati alla storia del territorio, caratterizzato dalla presenza di questa grande azienda che attorno alla fabbrica ha realizzato una vera e propria città industriale. Sono percorsi didattici che sono strutturati a seconda del grado scolastico e sono elaborati secondo delle tematiche. Una serie di percorsi sono più legati alla storia industriale, un altro gruppo di laboratori invece più legato al tema dello sviluppo della tecnologia e di come cambiano di conseguenza anche le condizioni del lavoro in fabbrica. Un percorso specifico legato alla storia della città industriale, anche secondo il tema quindi degli edifici e delle storie personali.
un altro percorso invece più legato al tema della formazione e dell'istruzione, considerando che l'azienda aveva una scuola elementare, un asilo per i figli dei dipendenti e anche una scuola di formazione per i giovani operai. E poi abbiamo dei percorsi specifici legati allo studio della storia contemporanea, quindi agli eventi bellici, prima e seconda guerra mondiale, e poi mi soffermerò sui laboratori legati alla prima guerra mondiale, e un percorso legato al tema dell'alimentazione, quindi attraverso anche quella che era la storia delle aziende agricole che la Damine gestiva, dalle quali poi ricavava quei prodotti alimentari che venivano distribuiti attraverso le cooperative o la mensa per gli operai, un laboratorio più introduttivo proprio alle fonti storiche, chiamato il mestiere dello storico quando Google non basta, e invece un laboratorio più legato alle fonti iconografiche e anche al racconto, alla costruzione di album fotografici proprio attraverso la lettura dell'immagine fotografica. Per quanto riguarda i laboratori specifici sulla Grande Guerra, che sono nati proprio in occasione del centenario della Grande Guerra già 2 anni fa, e da quest'anno possono contare anche sulla possibilità di scoprire direttamente nell'allestimento della mostra 15-18 Guerra Industria nel segno di Greppi le fonti e di poterle recuperare. È declinato secondo 2 fasce scolastiche, una per la scuola primaria e ha come titolo Cari saluti dal fronte, memoria della Grande Guerra, ovviamente con delle modalità un po' più facili rispetto a quelle invece che riguardano gli studenti delle scuole secondarie sulle quali mi soffermerò, secondarie di primo e di secondo grado. Un accenno ancora invece al laboratorio per quanto riguarda la primaria, ovviamente in questo caso trattando loro a scuola, quarta, quinta primaria, nello specifico comunque lo studio di questi eventi, viene costruita direttamente con loro una linea temporale molto semplice con dei fatti e vengono forniti loro già delle parole chiave che aiutano a leggere il tema della Grande Guerra, che possono essere quelle delle donne in fabbrica, i lavoratori al fronte, i prigionieri di guerra, gli orfani di guerra, i caduti di guerra. E poi con loro si insiste di più sul tema della corrispondenza dal fronte e dei dipendenti che tengono della corrispondenza con il loro capo ufficio, per esempio, se parliamo di impiegati. Invece questo è il laboratorio destinato alle scuole secondarie di primo e secondo grado, quindi in questo caso terze medie e quinte superiori, proprio per collegarci direttamente allo studio della storia contemporanea e di questo evento bellico in classe, e dal titolo La Grande Guerra ad Amine, la mobilitazione industriale in una fabbrica siderurgica. È un laboratorio che, avendo poi la mostra in fondazione, quindi invitiamo le classi a venire in fondazione e da lì sviluppare un percorso laboratoriale di 2 o 3 ore. Adesso ve lo presento nelle sue modalità attuative e di svolgimento. Questa è un po' l'immagine simbolo che è la copertina dell'album dell'archeologo Giovanni Greppi, che negli anni della Prima Guerra Mondiale aveva illustrato le grandi industrie impegnate nello sforzo bellico, ci fa un po' da copertina guida di questo laboratorio, per evocare il tema anche della mobilitazione industriale. Tutti i laboratori, sia quelli sulla Prima Guerra Mondiale che quelli che tutti gli altri che vi ho accennato, comunque partono da una costruzione concettuale, da una mappa concettuale e da una ricerca d'archivio di specifici documenti che ci permettano, affidando a un gruppo classe diviso al loro interno in 3 gruppi, assegnando a ciascun gruppo all'interno della classe 5 documenti di diverso tipo, fonti iconografiche, fonti scritte, manoscritte, fonti a stampa, di svolgere, sperimentare quello che è il lavoro dello storico, quindi che parte direttamente dallo studio e dall'analisi delle fonti per poi arrivare al lavoro di ricostruzione della storia. Quindi è importante anche la fase preliminare di progettazione del laboratorio, di individuazione delle parole chiave, dei concetti chiave sulle quali si vuole costruire il laboratorio, distribuendo i vari sottotemi all'interno del gruppo classe. Quindi è importante trovare anche diverse tipologie di fonti che però possono interagire tra loro e creare dei collegamenti. Tutto questo ovviamente in riferimento a quella che è la storia aziendale. Questo è lo schema, che non entro nel dettaglio, per lo schema del laboratorio sulla Grande Guerra.
che ovviamente qua vedete originate alcuni concetti, quindi il ruolo dell'industria, il caso Dalmine, il tema quindi della storia industriale di questa azienda che nasce tedesca all'inizio del Novecento e proprio in concomitanza della Prima Guerra Mondiale diventa italiana. Anche questa azienda viene coinvolta nello sforzo bellico attraverso la mobilitazione industriale, viene declassificata ausiliaria, dei dipendenti partono per il fronte, c'è della corrispondenza in questo caso più di personale impiegatizio che mantiene dei contatti con il loro capiufficio, e alcuni di questi dipendenti, come emerge da questa corrispondenza, vengono fatti prigionieri. E sempre da un documento importante come sono i libri matricola possiamo far rilevare agli studenti anche la presenza di donne in fabbrica, e così come attraverso delle pubblicazioni successive alla Prima Guerra Mondiale mettiamo in evidenza anche il tema dei caduti. Adesso io passo proprio seguendo attraverso le immagini anche lo svolgimento dell'attività, quindi molte delle classi con le quali svolgiamo questi laboratori sono classi che abbiamo già incontrato anche in fasce d'età precedenti, in alcuni casi sono ragazzi che abbiamo già incontrato addirittura nella scuola primaria, quelli delle superiori, perché ormai questo è un programma consolidato, come dicevo, da 6 anni, ma si appoggia anche un'esperienza precedente di collaborazione con singoli docenti delle scuole, in particolare del territorio. Ovviamente su temi diversi. Su temi diversi, esatto. Quindi c'è una fase in cui verifichiamo in aula, cioè in fondazione, possiamo fare le conoscenze acquisite, perché svolgiamo di norma questo laboratorio quando i ragazzi terza media e scuola superiore hanno già trattato la Prima Guerra Mondiale, e quindi rafforziamo e costruiamo con loro, grazie alle loro conoscenze, una linea temporale dei fatti di storia nazionale, date chiave, i passaggi fondamentali legati alla Prima Guerra Mondiale, mettiamo loro a disposizione per rafforzare questi concetti e la loro conoscenza delle mappe, soprattutto mappe per quanto riguarda l'Europa e il fronte italiano. E vi dicevo, tutti i laboratori vedono le classi divise in 3 gruppi, e nello specifico per questo laboratorio un gruppo si occupa del tema degli aspetti societari, dei cambiamenti societari di questa azienda negli anni Prima Guerra Mondiale, un altro in tema della produzione, quindi della produzione bellica, un altro gruppo invece analizza il tema dello sviluppo dell'area industriale, degli impianti e anche di come si configura il territorio attorno alla fabbrica negli anni Prima Guerra Mondiale. Invece a tutti i gruppi, per la sua rilevanza, facciamo lavorare tutti i gruppi sul tema dei lavoratori e su delle persone, quindi che noi abbiamo chiamato in fabbrica e in trincea. Quindi tutti i gruppi andranno comunque a recuperare anche delle fonti legate al personale. Ti interrompo un secondo, la struttura della mostra che non vi ho descritto in realtà copre esattamente queste grandi 4 macro aree, quindi anche i percorsi possibili espositivi all'interno della mostra trovano una molto ben riconoscibile corrispondenza con quelli che poi sono i percorsi didattici. E quando dicevo che quindi la mostra non è semplicemente un luogo dove si passa per vedere delle cose, ma è una costruzione di uno sviluppo tematico che è anche, direi, funzionale. Molto difficile capire se è nata prima la mostra o poi nascono i laboratori. Certo è che la progettazione sia della mostra, e quindi dell'aspetto espositivo, che di quello didattico non sono disgiunti, ma anzi vanno insieme, e vanno insieme fin dall'inizio. E questa è l'utilità reciproca poi che l'attività di valorizzazione dei documenti, che produce comunque una mostra che destiniamo anche ad un pubblico generico e non solo a quello delle scuole, è fortemente integrata con la valorizzazione dell'archivio fatta attraverso l'attività didattica. Ogni gruppo di lavoro per questo laboratorio ha degli obiettivi di ricerca, in particolare questi obiettivi legati al tema delle persone che riguardano tutti i 3 gruppi, allo scopo di far ricostruire loro quali sono state le conseguenze della guerra sulla vita dei lavoratori, quali cambiamenti ha avuto la struttura del personale della Dalmine, e così come cogliere i sviluppi della guerra attraverso delle letture mente parziali di corrispondenza dal fronte dei lavoratori. E a questo punto, dopo aver fatto una fase di brainstorming, di verifica delle loro conoscenze acquisite, di focalizzazione della mappa concettuale degli eventi di storia nazionale legati alla Grande Guerra, gli viene assegnato loro il compito di scoprire la mostra 15-18, di andare a recuperare direttamente delle fonti d'archivio presenti in questa mostra, recuperabili attraverso dei box
sarebbe le fonti stampate su delle tavole, e anche nel frattempo visionare tutta la mostra e raccogliere informazioni, poter fotografare i pannelli esposti con dati e testi. Queste sono immagini dei ragazzi che si muovono all'interno dell'allestimento della mostra, dove iniziano la fase di scoperta della mostra. E qua, ecco, sottolineo sull'immagine sulla sinistra, vedete un manifesto di Giovanni Guerpi per i prezzi di guerra. Stamattina abbiamo parlato della rappresentazione iconografica anche del prezzi di guerra. Non si vede, ma sul lato destro abbiamo figure femminili, il soldato che protegge le vedove, si rivolge ai lavoratori, si appella loro per sollecitare quindi le sovvenzioni, i prezzi di guerra a sostegno dello sforzo dello Stato. E ovviamente però diamo degli strumenti, tutte le fasi di attività sono corredate da strumenti, e anche questa fase di scoperta della mostra e di recupero delle fonti presenti in mostra è facilitata dalla disponibilità di strumenti, di indicazioni, di mappe o anche di fogli di sala legati alla mostra. Qua l'indicazione dove devono andare i ragazzi, e su questi fogli hanno quelle stesse domande, non poste come obiettivi ma comunque come domande dirette, e anche l'indicazione specifica di quali fonti andare a recuperare nei box, e la richiesta anche di riportare già delle parole chiave, dei dati e cifre sul tema. I ragazzi in questo caso fotografano i pannelli per poi rilaborare le informazioni. Qua vedete, vado un po' più veloce. Siamo sempre nella fase di ricerca delle fonti. Queste sono le fonti legate al tema del personale che devono recuperare, quindi della corrispondenza di un dipendente, e un libro matricolo degli operai, un opuscolo commemorativo legato ai dipendenti caduti in guerra. E qua lo vediamo nello specifico, quindi una cartolina dal fronte di un dipendente, che è scritta con un certo tono ironico, che racconta la situazione in trincea, parla di fucilata di saluto, quindi emerge comunque un tono ironico, e i ragazzi riescono a riflettere, a arrivare al concetto anche della censura militare, in questo caso di una anche censura preventiva, possiamo immaginare, di questo sottufficiale. Ma praticamente, recuperando un altro documento legato a questa storia personale, vedono che a fine guerra questo dipendente scrive dal centro raccolta prigionieri, è fatto prigioniero, quindi si scatta il riferimento al tema dei prigionieri di guerra. Invece con questo documento li facciamo lavorare sul tema proprio del lavoro femminile in fabbrica, vanno a rilevare la presenza di nomi femminili, l'età in cui entrano in fabbrica e anche il reparto, che qua come anche vediamo a questo documento, è sempre principalmente il reparto aggiustaggio, quindi le finiture per quanto riguarda le donne, non tanto l'acciaieria, che era quella che aveva le condizioni di lavoro più gravose. Altri documenti come sono i verbali, e ho questa fonte che è invece legata ai circa 100 caduti, dipendenti dello stabilimento caduti in zona di guerra. Poi c'è un momento di analisi e lettura delle fonti, una sala dove i ragazzi iniziano per gruppi ad analizzare le fonti recuperate, svolgendo in alcuni casi, se sono delle mappe, anche delle attività pratiche, dove una mappa del 1909 e una del 19 possono mettere in evidenza quanto si è sviluppata l'area industriale. Ecco qua vedete in queste fotografie che i ragazzi utilizzano degli strumenti per l'analisi e lettura delle fonti, che adesso vediamo più nel dettaglio, quindi delle schede di analisi, in questo caso personalizzate per ogni singolo tipologia di documento, che sia un verbale, che sia una mappa oppure che sia una corrispondenza, e anche affianchiamo, diamo a disposizione, visto il tempo limitato, perché spesso questi laboratori li svolgiamo in 2 ore, il tempo è veramente limitato, anche delle trascrizioni dei verbali o della corrispondenza, comunque delle fonti scritte, per poi consentire anche ai ragazzi di focalizzare direttamente sulle trascrizioni i concetti chiave. E ulteriore strumento per agevolare la concettualizzazione delle conoscenze, delle linee del tempo, dove vanno riportando i concetti e le informazioni acquisite. Questa nello specifico è la linea temporale per quanto riguarda il tema comune a tutti, quello dei lavoratori al fronte delle donne in fabbrica. C'è poi il momento importante, che è quello della presentazione da parte di ciascun gruppo delle fonti analizzate e la ricostruzione della storia fatta da ciascun gruppo, che permette a tutta la classe di avere la visione complessiva del laboratorio.
e ovviamente poi diamo a disposizione, abbiamo realizzato una serie di strumenti che consentono ai docenti di approfondire in classe questo percorso laboratoriale con delle schede, in questo caso cronologiche già preparate da noi, con da un lato la storia di Dalmine e in parallelo la storia italiana. Sono tutte informazioni che comunque in parte i ragazzi hanno già recuperato dall'analisi delle fonti, così come dei testi e dei video, molti materiali che vi faccio vedere accedendo direttamente al sito, possono recuperare direttamente da un nostro sito che è un blog proprio legato al programma didattico 3.19. Abbiamo messo a disposizione quindi una scheda cronologica, una scheda più di testo, anche in questo caso per i docenti una bibliografia specifica legata alla narrativa per ragazzi sul tema della Prima Guerra Mondiale, tutti i libri che abbiamo sul tema della Prima Guerra Mondiale nella nostra biblioteca specializzata in storia dell'industria del lavoro, i video presenti in mostra e molti link a progetti, a filmati relativi a convegni sviluppati sul tema della Prima Guerra Mondiale. E in particolare poi quest'anno lavoreremo su questo tema anche con un progetto che si sviluppa su 6-7 incontri, 20 ore, ma questo è un progetto che è destinato alle scuole del comune di Dalmine, un progetto che si chiama Raccontare la città industriale. Quest'anno lavoreremo proprio a partire dagli eventi della Prima Guerra Mondiale fino ad arrivare al dopoguerra, poi quando proprio si sviluppa attorno alla fabbrica la città industriale, che comunque nella sua toponomastica, per quanto riguarda i quartieri realizzati dall'azienda, evoca i luoghi delle battaglie della Prima Guerra Mondiale. L'idea quindi è, come sempre, al di là dei percorsi singoli, quella di, diciamo, rendere disponibile alle scuole del territorio più un sistema di riferimento che è fatto di un archivio che non necessariamente è destinato solo agli studenti, di una biblioteca dove anche i docenti possono venirsi a documentare, a studiare, a sviluppare autonomamente percorsi, e però uno spazio che è questo blog, che comunque funziona abbastanza bene perché ha un elevato grado di interattività e quindi sia i docenti che in alcuni casi gli studenti stessi possono, diciamo, condividere materiali con una logica che ci sembra funzionare piuttosto bene, perché, diciamo, adotta un linguaggio abbastanza vicino a quello che la comunità degli studenti usa. Tutto qui.